Commemoriamo questo bel momento di tradizione, ma atteso, che poi appunto dell'incontro dei giornalisti del mondo della stampa, del mass media, del territorio, con il nostro vescovo, in occasione della festa di San Francesco di Sacco, come sappiamo abbiamo celebrato il 24 gennaio, dell'occasione di è un'occasione importante, molto delicata. È chiaro che l'informazione sarà molto significativa. Voi giustamente dovete fare un vostro lavoro di dare informazioni per gli eventi, per le manifestazioni, per le proposte che verranno fatte. Però nessuno si nasconde che il fatto istituzionale che Andrea Sala scade dal secondo mandato consecutivo, quindi la sua candidatura è comunque esclusa per la prossima, per il prossimo compito di sindaco, e questo crea evidentemente delle condizioni particolari, ma anche la necessità di dare quelle informazioni che permettano effettivamente di farsi un'idea concreta, positiva, sul futuro della nostra città. E francamente questo ritengo sia un compito moralmente molto importante. Quindi mi auguro, chiedo di seguire con attenzione questa realtà. Non ci nascondiamo che le situazioni e gli eventi nazionali della nostra politica manifestano un'attenzione retorica forse un po' troppo alta, perché la politica come informazione, a causa della democrazia, rischia di rimanere troppo ancorata alla retorica. Perché? Perché il voto è l'opinione. E quindi catturare il voto delle persone è un compito prioritario per il politico in un regime di democrazia elettiva come la nostra.